Storie italiane. La formica e la cavalletta. Oh, il sole, la brezza e l'erba. Chi non vuole godere di questo ben di Dio? Finalmente è arrivata l'estate con la sua erba, la frutta e le mille foglie. Lui è Ragù. Ragù la cavalletta che ama cantare e suonare e non fa altro che bighellonare in giro tutto il giorno. Ragù ama l'estate e l'erba verde. Ragù è una cavalletta molto felice. Oh, quanto mi piace l'estate! Il fresco profumo dell'erba, i frutti che camminano! Un attimo, perché quel frutto cammina? Ragù era spaventato. Si avvicinò cautamente al frutto che camminava. Frutto? Dimmi chi sei? Sei un fantasma? Sei un frutto magico? Il frutto continuava a dirigersi verso Ragù, camminando lentamente sull'erba verde. Poi improvvisamente... Aiuto! Aiuto! Il frutto sta correndo verso di me! Aiuto! Mi sta attaccando! Aspetta! Che cos'è questo rumore? Mentre Ragù stava ascoltando molto attentamente, udì delle piccole risate. Ed eccole! Una dozzina di formiche! Si trovavano proprio sotto il frutto! Di un frutto, Ragù? Non avevo paura! Non lo sai? Sono una cavalletta! Io sono un grande attore! Stavo recitando e facevo delle prove per saltellare! Oh, sì, signor Ragù! Sei sicuro che il frutto non ti abbia spaventato? Per favore! Saltellare è il mio mestiere, sciocche formiche! Proprio come il vostro lavoro è quello di unire una dozzina di formiche solo per portare un frutto. Sono grande e potente. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno per portare un frutto. Voi, piccoli esseri, avete bisogno di aiuto per portare un piccolo frutto. Molto divertente, Ragù. Noi non portiamo questo frutto per mangiarlo. Lo stiamo raccogliendo. Guarda un po'. E che magnifico raccolto! Come aveva fatto notare la formica, Ragù notò più di una dozzina di formiche camminare in fila verso un grosso buco scavato nel terreno. Trasportavano pomodori, bacche, mais e anche carote. Ogni formica depositava del cibo dentro il buco e tornava ad aiutare gli altri. La raccolta del cibo era infinita. Ragù era curioso di sapere molto di più. Che cosa state facendo? Perché state gettando il cibo nella buca del terreno? I frutti sono andati a male? Oh no, affatto! Stiamo immagazzinando del cibo! Presto l'estate sarà finita e l'inverno sarà alle porte! I frutti e le foglie non ci saranno più! Dobbiamo essere preparati, altrimenti moriamo di fame! Ragù, devi anche tu conservare il cibo! Tutti questi frutti e l'erba verde con l'inverno non ci saranno più! Oh, siete tutti così piccoli! Ecco perché avete bisogno di un'intera stagione per raccogliere e conservare il cibo! Io lo farò nel giro di pochissimi giorni! Fino ad allora mi godrò la dolce brezza e mi rialzerò vicino al mio bel fiume! Le formiche sapevano che Ragù stava commettendo un errore, ma sapevano anche che Ragù non li avrebbe ascoltate. Lo sapevano molto bene, ma loro continuavano il loro lungo lavoro. Che sciocche creature! Stanno perdendo il bello della stagione! L'inverno non è la fine del mondo! Sicuramente non moriremo! Ci sarà sicuramente qualcosa da mangiare! Perché preoccuparsi del domani? Ragù non prestò attenzione al consiglio delle formiche. Saltò e saltò tutto il giorno e masticò l'erba fresca. Si fermò a riposare vicino al fiume e fischiettava con noncuranza. Passarono le settimane e Ragù divenne più grasso.
Un giorno, mentre giaceva sullo spesso strato di erba, vide una lunga fila di formiche che portavano rami e foglie. Che cosa state facendo? Perché avete preso queste foglie e i ramoscelli? Le abbiamo prese così staremo comodi e caldi durante l'inverno. Devi raccoglierle anche tu, Ragù. L'inverno sarà molto freddo. Gli inverni sono sempre freddi, piccola sciocchina. Voi siete piccoli e numerosi, ecco perché dovete lavorare duramente. Io invece sono solo. Sicuramente troverò qualcosa. La formica sapeva che Ragù non l'avrebbe ascoltata. Si voltò per andarsene. Solo allora... Oh, aia, la mia gamba! Oh, cos'è successo? Stai bene? Oh, mi fa male la gamba, non posso più camminare. Oh, vieni, ti porteremo a casa. No, la mia casa è lontana e tutti voi dovete portare i ramoscelli nella fossa. Vai, va bene. Puoi sederti sulla mia schiena e ti porterò fino a casa tua. Che ne dici? Oh, veramente? Lo farai? Oh, perché no? Andiamo, su! Ragù andò via con la formica sulla schiena. La formica non si era mai sentita così felice. Ha visto le terre verdi, le cascate e i fiumi. Sentì la brezza sulla sua faccia. Quando arrivarono a casa, Ragù vide almeno un centinaio di formiche che portavano foglie e le gettavano in un grosso buco. Ragù fu molto sorpreso. Si sedette e la formichina scivolò giù per la sua schiena. Mua! Grazie, Ragù! Ok, piccola formica, spero che ti sia piaciuto il mio passaggio. Vai via, prenditi cura di te. Ciao, Ragù. Hai iniziato a raccogliere cibo e foglie? Dove passerai l'inverno? Oh, mia cara, io sono grande e forte. Troverò qualcosa quando verrà l'inverno. Perché preoccuparsi del domani? I giorni passarono e l'estate era pronta per terminare. Gli alberi cominciarono a perdere le foglie e l'erba cominciò a cambiare colore. Ragù diventava sempre più grasso ogni giorno che passava. Si adagiò su una foglia secca che fluttuava sul fiume, guardando il cielo luminoso, mangiando le poche piccole foglie verdi rimaste. Oh, ma che fine hanno fatto tutte le formiche? Forse finalmente hanno deciso di accettare il mio consiglio e così di godersi la bella stagione. Qualunque cosa ne è rimasta, hanno perso una bellissima occasione, eh sì! Infine arrivò l'inverno. La neve coprì l'intero terreno. Non c'era più erba verde e frutti maturi. Ragù cercò assiduamente una singola foglia verde, ma non la trovò. Cercò un posto caldo, ma la neve continuava a cadere. Così aveva costruito strati e strati di neve sul terreno. Le settimane passavano e Ragù diventava sempre più magro e molto debole. Non aveva più un riparo e nulla da mangiare. Poi ricordò che le formiche avevano raccolto molto cibo ed erametti per l'inverno. Raggiunse la loro casa e bussò alla loro porta. C'è qualcuno? Chi è? Oh, Ragù! Cosa ti è successo? Fa freddo qui, ho fame. C'è posto per me e anche del cibo, per favore. Oh, ma gli inverni sono sempre freddi, sciocco. Non sei tu quello che mi ha deriso mesi fa dicendomi perché preoccuparsi del domani? Eri tu a dirmelo, ricordi? Cos'è successo adesso? Capisco il mio errore. Avrei dovuto prepararmi per l'inverno, per favore. Dammi del cibo! Ascoltando la conversazione, la regina e le altre formiche uscirono dalla tana. Tutti noi abbiamo il nostro cibo. Anche se ti dessimo del cibo, non puoi venire a vivere qui. Questo posto non è abbastanza grande per te. Ma io... Oh, che cosa ti è successo? Ragù con la sua terra privo di sensi. Oh no! Dobbiamo salvarlo! Morirà di fame! Dopotutto, mi ha aiutato una volta quando mi sono fatto male alla gamba! La formica narrò dell'incidente alla regina. Spiegò come Ragù l'aveva aiutato quando era ancora molto piccolo. Tira fuori delle foglie e avvolgilo.
Costruiamo rapidamente una piccola casa per lui dai remoscelli che abbiamo. Lo terrà al caldo. Abbiamo abbastanza cibo, possiamo condividerlo con lui. Le formiche avvolsero Ragù con alcune foglie per tenerlo al caldo. Costruirono per lui molto velocemente una casa di ramoscelli. Gli diedero da mangiare una zuppa calda e alcuni frutti. E molto presto Ragù tornò in splendida forma. Grazie, Vostra Altezza! Grazie per avermi salvato! Le devo la mia vita! Sei un caro e dolce insetto, Ragù. Hai aiutato un membro del mio gruppo. Ti aiuteremo per questo inverno. Ma ricorda, devi sempre prepararti per il futuro. Ora lo so, Vostra Maestà. Non si deve più preoccupare. Sarò sempre preparato per affrontare l'inverno. Smetterò di essere pigro.